State per vedere un video della serie Non era una brava persona, rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana. Come potete vedere, il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario. Tale faccina, detta anche emoji nel gergo visuale condiviso dalla società dell'immagine, indica ironia, scherzo. Ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico. Non dissacrante, non sarcastico, ironico. Avvertenze. La visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche. Peace and love, guys. Ah, quest'ultima cosa non è ironica, eh? Amiamo la letteratura italiana, è di una bellezza disarmante. Ma come Giovanni Pascoli non era una brava persona? Ma se scriveva queste cose così belle. Il nido familiare, il fanciullino, la natura, le piccole cose. E poi aveva quell'amore viscerale nei confronti delle sorelle tanto care alle quali consacrò la vita. Ma siamo sicuri sicuri che fosse tutto così lapalissiano, chiaro, semplice, lineare, trasparente? Siamo sicuri che non ci fossero dei lati oscuri invece nella sua complicata vita familiare? No, perché da fonti certe, vi assicuro che non era proprio così limpido e lineare. E in questo caso devo ringraziare la mia solita stella delle congiunture, senza la quale non avrei realizzato il video esattamente come lo vedrete oggi. Qualche settimana fa, per motivi personali, mi trovavo a Roma, sono andata da Borri Books, quella bella libreria che c'è alla stazione Termini, e gli occhi mi sono caduti su una pubblicazione che devo assolutamente segnalarvi, perché se siete curiosi e volete saperne di più sui lati foschi della vita di Giovanni Pascoli, dovete assolutamente leggere lui. Pascoli Maledetto di Francesca Sensini, al quale ho attinto, tra le altre fonti che trovate qui sotto nell'info box, per realizzare il video di oggi e parlarvi di quegli aspetti meno conosciuti, ma non meno interessanti, della vita di Giovannino Pascoli. Se è la prima volta che capitate qui sul mio canale, io sono Martina, su questo canale si parla di libri e letteratura e in particolare questa rubrica, Non era una brava persona, è dedicata alla scoperta di aneddoti e curiosità sulle biografie dei grandi scrittori italiani. Giovannino Pascoli, un personaggio esemplare, uno dei grandi nomi, se non il più grande, del decadentismo italiano. Cosa aveva di così affascinante, di così curioso e quali traumi si nascondevano dietro la sua vita apparentemente semplice, ma in realtà molto molto complessa? Lo scopriamo adesso. Se pensate che parleremo delle sue poesie o che ci sarà un'analisi di testi come Lavandare o Lassuolo, forse siete nel posto sbagliato, perché sì, si tratta di belle poesie, però queste poesie non esauriscono la vastità di quello che è un uomo, così come a Silvia, per quanto bella, non ci permetta di capire quasi nulla dell'immensità di Giacomino Leopardi, allo stesso modo nel Lavandare, nel Lassuolo, ci permette di fare lo stesso con Giovannino Pascoli. E quindi ci addentriamo un po' nella sua vita, citando delle cose che ha scritto, ma soprattutto le esperienze che ha vissuto. Giovannino Pascoli nasce a San Mauro di Romagna, oggi San Mauro Pascoli, il 31 dicembre del 1855. Appartiene ad una famiglia molto numerosa, sono 10 figli e lui è il numero 4. La madre è un'aristocratica, il padre Ruggero invece è un uomo molto particolare. Era invischiato nella politica, è stato assessore, è stato addirittura sindaco, però era una figura un po' scomoda. Pensate che nel periodo in cui Ruggero era sindaco, per esempio, quel periodo lì l'Italia si stava unificando, erano gli anni dell'impresa di Garibaldi, gli anni dell'indipendenza, era il momento in cui la Romagna si era resa indipendente dal dominio austriaco. Eppure, Ruggero Pascoli vota a favore dell'annessione della Romagna al Regno di Sardegna, cosa che non viene particolarmente gradita da molte persone che considerano l'azione di Ruggero un tradimento nei confronti dei suoi ideali repubblicani. Non si sa se questo effettivamente sia stato il motivo per cui la vita di Ruggero Pascoli finì in maniera così drammatica. Il 10 agosto del 1867, quando Giovannino Pascoli ha 12 anni, Ruggero sta tornando da Cesena. In quel periodo lavorava come amministratore della tenuta dei principi di Torlonia. Ritornando a casa, però, viene freddato da un colpo di fucile. Non farà più ritorno al nido domestico e per Pascoli sarà un evento del quale non si riuscirà mai a liberare. Ce ne ha parlato in diversi componimenti, uno fra tutti, 10 agosto, dove dice: disse perdono e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono.
quelle due bambole in dono che dovevano essere destinate probabilmente alle sorelle, Maria e Ida, che non sono mai arrivate a destinazione. Questo evento è stato un primo trauma molto forte per la vita di Giovannino, un trauma forte che lui ha cercato di affrontare in qualche maniera anche facendo l'investigatore, perché per anni ha tentato di portare a galla le prove che incastrassero il potenziale omicida di Ruggero Pascoli e ha anche fornito alle autorità queste prove, ma non è stato mai creduto e il delitto è rimasto impunito. Morto il padre, la famiglia viene gestita dal fratello più grande, Giacomo, ma purtroppo le vicende nefaste non si concludono qui, anzi nel giro di pochissimo tempo ci sono altri tre lutti terribili che si abbattono sulla famiglia Pascoli. Muore prima la sorella, subito dopo la madre per una complicazione cardiaca e poco tempo a seguire anche il fratello Luigi di meningite. Pensate che quando Giovannino e Luigi andavano a scuola, i maestri ritenevano che Luigi avesse più talento rispetto a Giovanni. Chissà che cosa sarebbe successo se Luigi fosse sopravvissuto. Magari avremmo studiato le poesie di Luigi Pascoli e quelle di Giovanni sarebbero passate nel dimenticatoio. Non lo possiamo sapere, la storia non è andata così. Il fratello Giacomo a questo punto cerca di gestire un po' la situazione della famiglia che gli spetta, che gli tocca in quanto figlio più grande e fa trasferire tutti, domestica e cane al seguito, a Rimini. Qui sistema prima le sorelle, Ida e Maria, ha convitto in un convento, quello delle suore celibate orsoline. Non ve lo dimenticate il nome di queste due sorelle, eh? Ida e Maria, fissatevelo bene in testa perché sono due personaggi che nella vita di Giovannino Pascoli avranno un'influenza, diciamo, abbastanza determinante, abbastanza forte. Nel frattempo Giovannino può studiare, frequenta il liceo classico Gambalunga dal 1871 al 1872. Il suo maestro di greco lo descrive così, dice che aveva una sua tal andatura letteraria fra disinvolta e ribelle. Quindi riconosce in lui qualcosa che non è proprio tradizionale, non è proprio la poesia delle piccole cose, semplici, spartane, leggibili e chiare. Disinvolta e ribelle. Ricordatevelo questo aspetto perché c'è un maledettismo del Giovannino Pascoli che i libri di scuola non ci dicono. In questi anni lui si identifica molto con Giacomo Leopardi, dice di essere come Leopardi materialista e ateo. Intanto però nei confronti di Giacomo Leopardi, di Giacomino come l'abbiamo chiamato noi, matura un rapporto un po' ambivalente, cioè da un lato lo ammira però dall'altro lo critica, come succede spesso nei confronti delle figure sostitutive parentali, no, paterne. Infatti scrive poi a un certo punto un testo che smonta sostanzialmente una delle opere più famose di Giacomino Leopardi, fa una critica nei confronti delle rose e le viole. Chi ha studiato lettere lo sa perché è una critica che gli viene mossa spesso, cioè il fatto che non poteva esserci un mazzolino di rose e di viole, in quanto le rose e le viole fioriscono in momenti diversi. Ecco, questa è una di quelle cose per cui Giovannino un pochino mi fa arrabbiare, cioè nel senso che va bene essere precisi, va bene essere puntuali, però di poesia stiamo parlando e quindi va bene che nella poesia le rose e le viole stiano insieme nello stesso mazzo. Invece no, per Giovannino questo non era possibile perché è realisticamente inconcepibile. Giovannino ad un certo punto diventerà allievo di Giosuè Carducci. Ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Se non l'avete visto quel video ve lo lascio qui sopra nelle schede. Giosuè Carducci era un tipo particolare, aveva un caratteraccio ed era abbastanza pignolo, ricordate, aveva fondato questo gruppo, gli Amici Pedanti. Forse un po' di questa pedanteria al suo allievo prediletto Giovannino l'ha anche trasmessa. A causa degli ulteriori problemi economici Giovannino è costretto a cambiare scuola, frequenta un nuovo ambiente, ma questo ambiente non gli piace, non si trova a suo agio, e quando non ci si trova a proprio agio in un certo ambiente è difficile che le cose vadano bene, è difficile concentrarsi, è difficile dare il meglio di sé, tant'è vero che gli studi procedono male, non riesce a superare subito l'anno ed è costretto a ripeterlo. Sì, Giovannino Pascoli è stato un ripetente e alla fine ha conseguito la licenza liceale, ma con una votazione, diciamo, non proprio altissima, 86 su 120. E qui c'è da fare una sosta e riflettere un momento, perché capita tante volte che i grandi scrittori, i grandi intellettuali, anche i grandi matematici, i grandi uomini che hanno contribuito alla storia e all'evoluzione della cultura umana abbiano avuto un percorso scolastico piuttosto accidentato. Questo ci dimostra che non prendere ottimi voti a scuola non significa che nella vita non si farà niente di buono. E a questo punto mi voglio rivolgere ai ragazzi, se ci sono dei ragazzi in ascolto, perché tante volte purtroppo si sentono delle frasi alquanto spiacevoli da parte di certi docenti che dicono: sei negato,
o non ce la farai mai. Ecco, ragazzi, sappiate che quei docenti non sono docenti, per questo io ho messo le virgolette, sono probabilmente delle persone frustrate che non riescono a riconoscere negli altri la possibilità di riuscire. Magari perché hanno, non so, degli episodi spiacevoli che hanno caratterizzato la propria esistenza, ma voi non vi dovete fare abbattere da queste critiche e da queste parole che sono pesanti e assolutamente immotivate. Ognuno di noi può riuscire a fare quello che vuole, se ci mette impegno, volontà, determinazione e costanza. Magari un compito non vi è andato bene, magari a scuola in un certo periodo non vi sta andando proprio nel migliore dei modi, perché forse non è il momento giusto, non avete ancora raggiunto il metodo ideale, non avete ancora trovato l'opportunità per mettere alla prova tutto quello che sapete fare. Ma ognuno di voi ha le risorse per poter riuscire in quello che desidera. E allora lasciatevele scivolare addosso queste cose. È negato, non ce la farà mai. Non è vero, non è vero assolutamente. E ce lo dimostra anche Giovannino. Guardate che gli è successo. Aveva preso questa votazione, no? Piuttosto bassa, 86 su 120, insomma, non è un grande voto. Non gli era andata benissimo, aveva studiato con difficoltà, non si trovava bene. Eppure a un certo punto decide di iscriversi a lettere e per entrare all'università. Lo sapete che gli è toccato fare? Doveva scrivere un testo sullo zio Ale, Alessandro Manzoni, di cui abbiamo parlato sempre qualche settimana fa, e vi lascio pure questo qua sopra nelle schede. E sapete chi deve giudicare questo testo? Giosuè Carducci. Giosuè Carducci, che è quello che spediva a calci nel sedere a casa tutti gli studenti quando usavano una parola che non gli piaceva. Cioè, proprio non l'insegnante più tollerante del mondo, uno piuttosto brusco, duro, intransigente, uno di quelli che segava le gambe. E l'opera che scrive Giovannino a Giosuè piace, tant'è vero che gli dà un ottimo voto e gli fa ottenere anche il sussidio per poter frequentare l'università senza dover pagare di tasca propria. Insomma, Giovannino ce l'ha fatta, ci è riuscito, ha trovato il suo modo, ha trovato la congiuntura, non si è arreso, ha raggiunto il suo obiettivo. Bravo Giovannino, devi essere d'esempio per tutti noi, da questo punto di vista. Per altri, vabbè, ora ci arriviamo. A questo punto Giovannino può cominciare a frequentare l'università. Nel frattempo ha bisogno un po' di guadagnare e dà delle lezioni private di latino per racimolare appunto un po' di quattrini. È lo stesso periodo in cui comincia a vibrare in lui un certo furore politico e anche intensità creativa, forse trasmessa in qualche maniera anche dal padre che ricordiamoci aveva avuto dei precedenti nel mondo della politica. In questi anni non vi fate ingannare dalle immagini, dai dipinti degli anni tardivi della vita di Giovannino, perché questi anni di gioventù, guardate che era piacente, eh? Era biondo, aveva questi capelli lunghi, viso d'angelo, pareva un pupo, e che legge anche un sacco di cose, e guardate che non legge gli italiani. Giovannino va a cercarsi le sue fonti fuori, legge Victor Hugo, William Shakespeare, Edgar Allan Poe, cioè si immette dentro un mondo di oscurità, di mostri interiori che emergono e che fanno dichiarare tutta la complessità e i neri che esistono nell'animo umano. A lezione va poco, spesso non frequenta, però grazie alla sua parlantina riesce a mantenere una media discretamente alta. In realtà gli premono di più i suoi libri di letteratura e anche i discorsi rivoluzionari e a causa di questo interesse politico, insomma, se la passa piuttosto male. Comincia a frequentare delle manifestazioni pubbliche nelle quali fa sentire la propria voce, in particolar modo il suo tono a favore di posizioni socialiste e anarchiche. Contesta pubblicamente il ministero e il ministro dell'istruzione. E anche a causa delle numerose assenze gli viene tolta la borsa di studio. E insomma, Giovannino, però pure tu cioè, ce l'avevi fatta, abbiamo detto Costanza, però dovevi un pochino mantenerti. Però lui vuole anche manifestare il suo punto di vista e esprimersi in questa maniera. Ci piace ancora questo Giovannino? Pensate che sia il tipo tutto casa e chiesa, legatissimo alle sorelle? E no, sono anni abbastanza turbolenti. Sono anni in cui scrive anche dei testi piuttosto rivoluzionari e anche di carattere un pochino gotico, anche perché ricordiamoci aveva letto Edgar Allan Poe. Di quest'opera non si parla quasi mai, si parla di tante altre, ma di questa quasi mai. Si intitola questa poesia La morte del ricco. Descrive un ricco signore sul letto di morte, al quale cominciano ad apparire davanti, in sfilata, in processione, tutte le anime delle persone che ha fatto soffrire durante la sua vita a causa della propria pignoleria, della propria arroganza e della spietata crudeltà con la quale gestiva il proprio patrimonio.
Quindi chi? Un figlio illegittimo, un'amante ingannata, un contadino piegato dal lavoro massacrante, tutti i fantasmi del dolore e della sofferenza. E alla fine Giovannino Pascoli si rivolge a questo uomo, a questo ricco sul letto di morte, senza un briciolo di pietà, senza un briciolo di disposizione al perdono. Gli dice letteralmente così: costui d'un'altra vita ha la speranza che muoia disperato. Nel 1876 muore di tifo anche il fratello Giacomo. Sì, non finiscono mai i lutti di questa famiglia, sembrano proprio incaponirsi là, come se qualcuno da qualche parte aveva la bambolina voodoo e cominciava a toccarla con gli spilletti, no? Giovannino si deve prendere la responsabilità della famiglia, che questa volta tocca a lui come fratello più grande. È il periodo in cui si innamora di una ragazzina, Erminia, che sta a San Mauro, la va a trovare spesso. Guardate che ci sono delle lettere che dimostrano che è così, anche se la sorella Maria, che poi ne ha curata la devota e pia memoria, ha fatto bene, ha pensato bene di insabbiare buona parte di queste dichiarazioni per lasciare ai posteri un'immagine quasi asessuata del fratello, che invece amava circondarsi delle donne e avrebbe tanto desiderato sposare e creare la propria famiglia lontana da quelle arpie delle sorelle. La morte, fra l'altro, è un elemento costantemente presente nella sua produzione perché, rendiamocene bene conto, praticamente questo andava alle onoranze funebri ogni due per tre, era meglio che gli facevano la tessera fedeltà per come era messo. Per sfogare l'indifferenza nei confronti di una vita che lo porta a frequentare, suo malgrado, troppo spesso appunto le onoranze funebri, si dà alla politica. E questa volta la questione si complica perché la sua partecipazione infervorata a comizi e manifestazioni sfocia ad un certo punto in un arresto. Giovannino viene arrestato per avere offeso i carabinieri, i reali carabinieri, oltraggio a reali carabinieri, portato in carcere per circa 3 mesi, sarà rilasciato grazie all'intervento di Giosuè Carducci, che fra gli altri rilascia appunto una dichiarazione con la quale testimonia a favore di questo suo allievo, per il quale abbiamo capito che nutriva un particolare affetto e una particolare stima. Viene scagionato e qualche tempo dopo gli viene anche restituita la borsa di studio, grazie alla quale può continuare a studiare e infine laurearsi con una tesi sul poeta greco Alceo. Nel frattempo c'è una questione che un po' mi lascia così, mi fa pensare e voglio condividere con voi, perché da queste fonti che ho ritrovato pare che Giovannino Pascoli negli anni dell'università lavorava anche come supplente in una scuola, lavoro che gli aveva procurato sempre Giosuè, che abbiamo capito era un po' ammanicato, riusciva a recuperargli dei lavoretti. Però io dico, una cosa è dare le ripetizioni di latino a casa, un'altra lavorare come supplente quando ancora non aveva nemmeno un pezzo di carta stampato con scritto dottore in. Che facendo un po' il paragone col tempo che viviamo noi oggi, cioè noi pensate cosa deve fare oggi, nel XXI secolo, un povero insegnante italiano per riuscire a prendere un posto, cioè anni di studio, abilitazione, concorsi, anni spostato di qua e di là come una pallina del flipper per riuscire a racimolare qualche ora e qualche punto, no? Il punteggio famoso, e invece questo qui che non aveva nemmeno completato la laurea riesce a lavorare come supplente. Ma certo che ci sono una serie di ingiustizie fra il passato e il presente, ma e poi tutto questo perché? Per andare a prendere in ogni caso uno degli stipendi più bassi d'Europa. Ok, la finisco qui. Queste sono sempre lucubrazioni personali, perdonatemi, è che qualche giorno fa mi è arrivata la bolletta del gas e insomma, mi dà un po' di fastidio considerare che più del 75% del mio stipendio mensile debba andare a finire lì, tanto per permettermi di non morire di freddo, ma no, appunto basta, sono questioni personali. Sempre grazie all'intervento dello zio Giosuè, Giovannino trova un altro impiego e viene spedito a Matera. A questo punto però almeno la laurea ce l'ha. In questo periodo riceve una proposta di matrimonio, sì, la riceve lui, da parte di una lontana parente che si chiama Giulietta Poggi, la quale pare essere innamorata follemente di lui. A Giovannino Pascoli in realtà lei non piace molto perché a lui piacciono quelle modello Pamela Anderson, invece lei, questa cugina, è piccoletta, brunetta, molto magretta, insomma tutto il contrario del suo ideale. Il matrimonio gli farebbe bene perché fra l'altro la cugina è ben messa economicamente e quindi lo aiuterebbe dato che le sue tasche sono sempre vuote, però insomma in fin dei conti non se ne fa niente e quindi la cosa finisce lì. Si trasferisce a Massa, al liceo di Massa e poi a Livorno e si definisce cavaliere errante dell'insegnamento. E qui mi fai ridere di nuovo Giovannino perché ora diciamocela proprio chiara, fondamentalmente hai cambiato cinque città qualche anno e poi ti sei piazzato bello comodo
comodo all'università per il resto della tua vita. Ora, cosa dovrebbero dire quei poveri precari che passano 20 anni della propria vita sparati di qua e di là a cercare appunto di racimolare punteggio, come dicevamo prima? La stiamo facendo un po' troppo altisonante, cavaliere errante dell'insegnamento, è chiaro, Don Quixote, vabbè, torniamo alla poesia che forse è più interessante. No, torniamo alla vita, perché forse la vita è ancora più interessante in questo contesto per capire la poesia. Sono gli anni in cui comincia una deleteria e mefitica convivenza insieme alle sorelle, Ida e Maria. Vi ricordate, poco fa vi ho detto, non ve le dimenticate queste due, perché guardate che tornano, anzi, non si staccano più, si attaccano, là, tipo zecca. Ida e Maria. Forse più Maria, anzi sicuramente più Maria che Ida, però inizialmente lui convive con tutte e due. Prende una casa e comincia a convivere con queste due signore che non si sono sposate, sente su di sé il peso di dover fare da padre a queste due povere, disgraziate, rimaste orfane troppo presto. Lui non vorrebbe in realtà, perché vive questo senso del dovere in modo molto conflittuale. Vorrebbe essere autonomo, indipendente, crearsi una famiglia, ma al tempo stesso percepisce il dovere sacrificale di concedere la propria disponibilità e la propria dedizione a queste due donne. Un amico, un conoscente del tempo, Ugo Brilli, lo prende in giro in una lettera, dice, riferendosi a lui: quel Pascoli è smascolinato, povero Pascoli. Smascolinato, insomma, proprio non direi, perché è vero che stava con le sorelle, è vero tutto quello che vogliamo, però guardate che Giovannino comunque ce li aveva i suoi modi per compensare la solitudine, non soltanto nella vita ma anche nella scrittura. Nella vita innanzitutto perché abbiamo delle testimonianze in cui lui, scrivendo ad un amico, riporta fra le spese necessarie e indispensabili quella per le case chiuse, di cui era un costante frequentatore, e voglio anche ben vedere, perché da qualche parte poverello doveva pure sfogare. Ma anche nella poesia prendiamo Il gelsomino notturno. La conoscete questa poesia? Ai bambini di una volta veniva chiesto di impararla e la recitavano a memoria, con gli occhi che brillavano, le guanciotte arrossate e un bel sorriso da bambino delle barrette Kinder. Sapete di cosa parla Il gelsomino notturno? Non parla di un bel fiorellino magico incantato che sboccia al mattino. No, parla di un rapporto sessuale fra due persone che si sono appena sposate e stanno cercando di concepire un figlio. Questo fiorellino che è chiuso di giorno e sboccia di notte, che al mattino è gualcito, cioè proprio rovinato, piegato, da che cosa? Dai piaceri dell'amore, ma di che cosa stiamo parlando? Non è sicuramente una poesia edulcorata, non è sicuramente una poesia, diciamo, educativa secondo i criteri della sorella Mariuccia. È una poesia passionale, fortemente erotica, perché questa componente dell'erotismo Giovannino Pascoli l'ha sempre avuta, anche in un altro componimento molto bello e molto famoso, che è la Digitale Purpurea. Cos'è questa Digitale Purpurea, già così tattile al solo pronunciarne il nome? Digitale Purpurea è rossa e anche tattile, perché digitale, ha a che fare con le dite, qualcosa che si tocca, è un fiore proibito al quale le bambine non potevano avvicinarsi. Protagoniste di questa poesia sono Rachele e Maria, trasfigurazione della sorella, che si rincontrano dopo tanti anni dal tempo in cui frequentavano insieme il collegio e ricordano di quando da bambine non potevano andare fuori per avvicinarsi a questo fiore che era appunto interdetto, non potevano toccarlo, fiore che ovviamente è la metafora della libertà sessuale. Bene, Rachele, a distanza di tanti anni, confessa a Maria di avere trasgredito questo divieto e di essere andata fuori a sentire il profumo di questo fiore, ad avvicinarsi alla libertà e alla maturità sessuale. Ora dico io, Mariuccia, non potevi andare pure tu a dare una sniffata a questa Digitale Purpurea e lasciavi un poco in bacio a Giovannino? E invece no, Mariuccia è sempre più opprimente. Le sue mani si distendono come i tentacoli di Ursula con la sirenetta e impedisce qualsiasi forma di respirazione al nostro Giovannino, che nel frattempo si è innamorato di nuovo e stavolta seriamente di Lia Bianchi, la figlia di un musicista con la quale vorrebbe sposarsi. Lia è giovane, è fresca e spontanea, ma Anastasia e Genoveffa proibiscono ogni possibile approccio a Giovannino. È interdetto, non è possibile che lui si sposi con chi desidera, deve vivere all'interno di questo nido soffocante, di questa ragnatela opprimente che è la casa delle sorelle.
In realtà, ad un certo punto, succede qualcosa che sconvolge la vita di Giovannino, ma diversamente da come aveva pensato, perché lui ha fatto tanto per cercare di mantenere questa sorta di nido familiare che abbiamo detto non era così tanto libero e felice come si potrebbe pensare, eppure ad un certo punto Ida tradisce l'equilibrio, Ida si sposa e per Giovannino è un colpo. È un colpo perché? Perché forse erano riusciti a creare una sorta di equilibrio, perché forse Ida riusciva a bilanciare un po' la presenza di Maria, perché avevano creato una specie di triangolo morboso mezzo malato che comunque funzionava. Ida se ne va e lascia Giovannino in balia di Mariuccia. Giovannino prende casa a Castelvecchio e qui Mariuccia resterà a vivere fino al 1953, molti anni dopo la morte di Giovannino, conservando tutto perfettamente intatto, persino la biancheria intima del fratello, devotamente piegata all'interno dei cassetti. La questione comincia a farsi inquietante, eh? Aria da film dell'orrore c'è qua dentro. Altro che! Giovannino comincia a lavorare all'università, insegna grammatica greca e latina e intanto vorrebbe farsi una famiglia, come vi ho già detto, scrive all'amico Martinozzi, per esempio, che avrebbe tanto desiderato una famiglia propria, ma il carico delle sorelle glielo ha impedito. Allora come fa a distrarsi? Qual è la sua valvola di sfogo, dato che la sua vita, a suo dire, è una recita, è un inferno? L'alcol. Beve tanto Giovannino e capiremo che questo avrà delle conseguenze nefaste anche per l'esito finale della sua vita. Intanto cerca di sfuggire a questa opprimente situazione familiare e come? Congegnando un matrimonio di nascosto, perché se Mariuccia lo scopre è la fine, e allora cerca di gestire tutto per presentarle la cosa, si dice da noi, a piatto consato, cioè a tavola pronta, quando già i giochi sono fatti e non si può fare più niente. Ma Mariuccia, che ha preso ripetizioni da Matari, scopre la cosa e riesce a far fallire anche questo matrimonio, anzi riesce pure a convincere il fratello che in realtà Imelde lo sposò per compassione, che non lo apprezzava, che non lo amava, anzi che lo aveva addirittura calunniato per un difettuccio al piede. Intanto continua a scrivere e molti lo considerano una star, anche Gabriele D'Annunzio, che manifesta il proprio apprezzamento nei confronti del poeta romagnolo. Gli dice infatti che è l'ultimo figlio di Virgilio, prole divina. Beh, Gabriele D'Annunzio era così, no? Era altisonante, lo sappiamo. In realtà Giovannino Pascoli manifesta meglio quel senso di conflittualità, di profondo cordoglio interiore e di senso della decadenza che contraddistingue proprio la letteratura di quell'epoca e che permette anche a qualche critico di definirlo con tutte le ragioni il Verlaine italiano. Gli offrono una cattedra a Messina e lui si trasferisce per 4 anni con Mariuccia come palla al piede, sempre dietro di lui, nemmeno l'ombra di Peter Pan. Infine si sposta in Toscana e nuovamente a Bologna, dove eredita la cattedra che era stata di Giosuè Carducci. Sono gli anni in cui si risveglia in lui il fervore politico, perché non potendosi sfogare con l'amore utilizza un po' l'alcol, come abbiamo detto, e poi anche la politica. Scrive le canzoni di Renzio, ispirate al figlio di Federico II, e poi progetta dei poemi del Risorgimento e anche i poemi italici. A questo periodo appartiene anche il discorso famoso La grande proletaria si è mossa, pronunciato nel 1911 presso il Teatro degli Indifferenti di Barga, con il quale Giovannino sosteneva l'impresa coloniale dell'Italia in Libia. In qualche modo però a Mariuccia doveva pur resistere e a farne le spese è stato il suo fegato. Ora, io amo tanto i dialetti, credo che abbiano una forza espressiva particolarmente mirata e per questo vi dico che dalle mie parti, quando c'è una situazione spiacevole che ti rode, ti divora, ti fa stare veramente male, si usa questo detto: mi fici un figo tu tanto, cioè significa mi sono fatta il fegato piccolo piccolo così, che è un'immagine anche abbastanza illuminante, perché ci fa vedere proprio visivamente come un organo del nostro corpo risenta del malessere derivato da qualcosa che succede all'esterno. È la famosa questione della bile, no? Che si muove dentro di noi, che ferisce, che lavora di fondo e che ci fa stare male quando non riusciamo a sfogarla da nessun'altra parte. Infatti Giovannino Pascoli morirà di cirrosi epatica il 6 aprile del 1912, lasciando in eredità tutto a Mariuccia, come volevasi dimostrare. Due quesiti a questo punto ci restano e il primo è: Giovannino Pascoli era un poeta decadente? E se lo era, in che modo lo era?
due quesiti in uno, ma è sempre quello. Cioè, era un poeta decadente? Sì, lo era, certo, a modo suo, perché poi ogni cosa deve essere rapportata nei confronti del contesto nel quale ci troviamo. E lui lo era perché la sua era un'anima tormentata, conflittuale, che attraverso il linguaggio della natura e la sperimentazione riusciva ad affrontare tematiche profonde, a volte non del tutto irrisolte. Era anche un grande sperimentatore, uno sperimentatore linguistico che molti anni prima che Beppe Fenoglio scrivesse Il partigiano Johnny, si diverte a mettere insieme l'italiano con l'inglese, scrivendo dei poemetti, in particolare uno, Italy, che fa proprio questo e in questo senso è abbastanza avanguardista, si porta avanti ben prima di tanti altri. Ve ne leggo un pezzettino, breve breve, datemi un secondo perché ho dimenticato di prendere il libro, lo prendo e torno qua. Eccocelo, è un poemetto che parla proprio di emigrazione, delle difficoltà che devono trovare gli italiani che vanno all'estero, in questo caso che vanno in America, e che non conoscono molto bene la lingua, oppure che ritornano e si devono adattare ad una lingua che non è più pura, una lingua impastisce, una lingua che risente di queste interferenze linguistiche. E per capire, no? Per capire che cosa fa. La nonna intanto ripeteva: "Stamane fa freddo." Un bianco borracciol consunto mettea sul desco ed affettava il pane. Quindi, situazione familiare, la nonna arriva lì, dice che fa freddo e prepara la colazione sulla tavola. "Pane di casa e latte appena munto," dicea. "Bambina, state al fuoco, nieva, nieva." E qui Beppe soggiungea con punto: "Pio Molly, qui non trovi pie con flavor?" Oh no, non c'era lì né pie né flavor né tutto il resto. Ruppe in un gran pianto: "Joe, what means nieva?" "Never, never, never." Fa questo giochino con nieva, che significa nevicare, no? State al fuoco, stai vicino al fuoco, nieva, cioè fuori nevica, ma lei questa parola nieva non la conosce, quindi la confonde con never, mai in inglese. Ed ecco che tutto il gioco linguistico nasce qua. E io la trovo una cosa originalissima, abbastanza avanti con i tempi, che ci fa vedere un lato di Giovanni Pascoli che non è quello delle piccole cose, ma è quella dello sperimentatore, di chi vuole portare il gioco linguistico all'interno della tradizione letteraria italiana. E poi arriva la seconda domanda, ed è il fanciullino. Quel famoso bambino che è dentro ognuno di noi. Ma insomma, che fine ha fatto? C'era, no? L'ha scritto. E sì, c'è, non lo possiamo negare che ci sia, quell'attenzione per le piccole cose, per quelle sorprese della vita che si risvegliano nel momento in cui l'uomo, nuovo Adamo, si mette a dare un nuovo nome a tutte le cose. E in questo senso Giovannino è anche un antesignano di un'intera corrente letteraria italiana. Pierpaolo Pasolini ha identificato due linee letterarie in Italia nel Novecento, la cosiddetta linea novecentista e la linea antinovecentista, che è quella delle piccole cose, della descrizione della realtà così come la realtà appare. E in questo Pascoli è stato proprio il capostipite di una linea che continua con i Crepuscolari, per esempio, continua con Attilio Bertolucci, continua con una linea di scrittori, in parte anche Umberto Saba, che prendono lui come punto di riferimento. E quindi è normale che in questo senso lui sia stato importante, importante come scrittore, ed è il motivo per cui tutt'oggi lo teniamo in così grande considerazione. E continuiamo a studiarlo. Però mi piace pensare che dietro quel fanciullino non ci sia soltanto il bambino puro, incantato, che osserva il mondo con i suoi occhi lucidi e rinomina le cose, ma una versione un po' più perturbante, complessa, quella del fanciullino puro che osserva come bimbo nuovo tutto il mondo e si stupisce. È una versione che sì, esiste, ma è un po' zuccherata, è un po' melensa. È la versione che ci ha trasmesso tanta critica e anche una voluta lettura castrante operata dall'interpretazione concessa e permessa da Mariuccia, che ha sempre moderato la visione di Giovannino che arrivava ai posteri. Ma questo fanciullino è qualcosa di più. Il fanciullino è tutto ciò che si agita dentro di noi, tutto ciò che si agita dentro l'uomo. Queste forze, a volte anche inconsce, non perfettamente decodificabili, che si muovono, che guardano, che osservano, che a volte criticano questo nido familiare da cui lui emerge e a cui vuole tornare, è sì un luogo confortevole di pace, ma è anche una trappola. E tutte le cose, attraverso i suoi occhi, hanno diverse interpretazioni e diversi punti di vista. E allora che questo sia un invito a non fermarsi a quello che dicono i libri, a non fermarsi alle parole che i critici dicono riguardo agli scrittori, alle interpretazioni che qualcuno ne ha fatto. Prendiamo il testo originale, la poesia, facciamola
Vediamo che cosa ci sta dicendo, vediamo qual era l'intenzione di chi l'ha scritta e vediamo che cosa arriva al lettore. Non ci fermiamo mai a chi dà un'interpretazione. Non vi fermate mai nemmeno alla mia, perché le mie parole non sono definitive, sono solo una versione dei fatti. Ce ne sono altre 2000 e il mondo è bello proprio perché è variegato in questo senso e bisogna continuare a cercare con gli occhi di un fanciullino estatico, curioso, anche un po' tenebroso, incerto, inquieto. Mai fermo. Grazie per essere stati con me con questo video. Giovannino Pascoli lo salutiamo e noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con un prossimo appuntamento. Ciao!